What? Siamo a novembre. Almeno in palestra non ci sono iscritta. Paola! Mi serve il bagno! Gaspare, I'm here to sell you fresh fruit. Fresh fruit. Paola? Paola? Lo sai, vero, che la tua permanenza in bagno non può durare quanto la tua laurea in chirurgia? Beh, meglio calcolare in base a questo che in base agli anni da cui non è un ragazzo. Inizia a correre perché ti ammazzo! The idea is eco-fru and I will bring you fruit in your Ciao Fiamma. Ciao, ciao. Come va? Tutto a posto, grazie, grazie. Sto preparando l'esame. Ah sì, di urologia, giusto? Sì. Stiamo studiando adesso, poi settimana prossima cominciamo col ripasso, quindi poi... Dai, in bocca al lupo. Solo... Grazie. Io scappo al lavoro. Ah, ok. Chiudo io allora. Ciao Pa. Ciao Gaspare. Avrei bisogno della copia della tua carta d'identità per l'assemblea di condominio, del tuo appartamentino, che poi adesso è mio. Ah, è tuo. No, cominci a pagarci le tasse se è tuo. Prendi qua, ce l'ho in tasca. Prendi la te che ho le mani sporche. Sì. Ma che la stampante là. Di fianco alla pattumiera. Ma conservi ancora la foto della mamma? Certo, perché anche se sta con quel damerino è sempre legalmente mia moglie. Certo che fra me e te le donne ce le sappiamo proprio tenere, eh? Tornato il freddo, eh? Dopo una vita a Milano ti fai la pellaccia. E la pelliccia? Bella questa bici che c'hai, è una quasi uguale anch'io quando ero ragazzo, però sarebbe ora che ti trovassi un lavoro, potresti comprarti una macchina bella come questa. Forse sì. Certo. Però oggi ho un appuntamento semiserio, fammi gli auguri. No, io più che gli auguri ti farei conoscere al Carlo, il figlio della Terry.
che c'ha un contratto con una agenzia assicurativa bellissimo. Sì, me l'hai già detto, pa. Te l'ho già detto. Dai, scappo. Ci vediamo domenica. Ciao, Gaspare. Auguri, Gaspare. Pronto, Lea? Com'è andato il viaggio? Bene, grazie. Le compagnie aeree tedesche sono sempre impeccabili. Ascolta, ti chiamavo per un feedback su ieri. Anche se c'era, volevo sapere cosa ne pensavi di impossibili stagisti. Sì. E dunque... Che impressione avessi avuto? Guarda, sì. Mi sono sembrati tutti molto preparati. Il gruppetto dei tre francesi, insomma, chi più chi meno, ma mi sono sembrati molto orientati ai risultati e preparati in ambito strategico. Un caffè americano, grazie. E no, ma il ragazzo, quello di Piacenza, cioè non mi aveva colpito all'inizio, però secondo me lui ha parecchi punti positivi sulle soft skills. Per esempio un musicista e poi ha i fratelli ancora piccoli. Potrebbe funzionare bene, penso, per la strategia marketing sul canale Kids. Interessante, mi ero totalmente persa questo dettaglio. Brava, stiamo mettendo su una buona scuola di lavoro per il palinsesto di questo inverno. Allora mandami il report con le tue note che lo leggo e nel caso lo faccio chiamare per un appuntamento. Scappo. Va bene, a presto. A lunedì. A lunedì. Prego, si accomodi. Il dottor Tolomei sta arrivando. Grazie. Benvenuto, Gaspare. Caffè, acqua minerale? No, grazie, è postissimo. Posto così. Bene, allora, abbiamo pochissimi minuti perché poi ho una call, mi devo anche preparare. Saltiamo i convenevoli, quindi sei stato coraggioso a presentarti in modo così diretto a Techno City l'altra sera. Giovani con iniziativa mi piacciono, vediamo se mi piace anche il tuo progetto. Ok. Allora, l'idea è nata 3 anni fa. Quando ho scoperto dell'esistenza di questa isola di rifiuti di plastica al largo del Pacifico che stava inquinando migliaia e migliaia di chilometri della fauna, appunto. E cosa ho pensato? Che volevo fare anch'io la mia parte all'interno del mondo del riciclo, dei rifiuti, e ho pensato che il luogo adatto sarebbe quello degli uffici. E l'idea che mi è venuta è di creare questo distributore di frutta pulita e lavata all'interno di contenitori riutilizzabili al 100%. Il riciclo avverrebbe attraverso questa bocchetta nella parte superiore del distributore e diciamo che l'incentivo al riciclo sarebbe quello che di ricaricare 30 centesimi sulla app ogni volta che un utente riporta il contenitore nel distributore. Ma il progetto mi sembra interessante, la motivazione nobile, però sono perplesso. 30 centesimi per il nostro target, che è un target alto spendente, mi sembra veramente poco. L'80% delle persone butterebbero il contenitore in un bidone. Però secondo me con una buona campagna di marketing che punta a sensibilizzare sulle tematiche degli oceani, dell'inquinamento, secondo me si potrebbero coinvolgere gli utenti attivamente. Guarda, Gaspare, sinceramente ci penserò meglio, però le dico che non sono interessato. Non sono interessato per diversi motivi. Il primo è che secondo me l'investimento per la sensibilizzazione sarebbe molto superiore. Il secondo...
Salve, signor Lucini, giusto? Sono io. Pizza con i funghi? Sì, esatto. 8 euro? Sì. Sei di Roma? Sì, appena trasferito. Ciao, buon lavoro. Grazie, arrivederci. Te che forse non esisti, non ti scorgo sulla terra. Mi sa che non sei di questo mondo effimero No. Fugace, dove il tempo scivola tra le dita di una mano che stringe, ma non riesce Ferrari, magari I'll be dreaming just by smelling you. Fiamma, ciao, tutto bene? Oggi ti ho vista un po' schiva, ma magari sono stanca. Che dici di pizzetta giovedì, venerdì? Dai, che ci facciamo due chiacchiere. Buona serata, a domani. Ma mi molla questo? Ciao mamma, ciao papà. Quando venite a trovarmi a Milano? Non vi siete stufati di Parigi? Va bene che è bella, però anch'io. Vabbè, ciao. Like a rose in my garden.